Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo pieni come la merda, borse piene, Marassa stracarica, Adelina bella carica e niente, stiamo facendo strada verso le nostre 2 settimane al mare, nella quale faremo un sacco di tappe. Ci siamo presi un caffettino, ho scaricato un attimo le spalle di mare perché era veramente grave e niente, adesso non so se si vede nel riflesso io ho lo zaino pancia, sembro una donna incinta perché per cercare di farla stare più vicina a me perché ha uno zaino che pesa almeno 20 kg. Beh, Un'altra cosa, amore. adesso ci rimettiamo in autostrada. Santo Stefano di Gamastra. Porca puttana, ho dimenticato i soldi spicci. Non accettano carte di credito. Mancato pagamento. Adesso scappo. Passo sotto la barra col BMW e scappo. Ma come cazzo si fa a dimenticarsi i soldi spicci? Porca puttana. Vediamo che cazzo succede perché qua non c'è nessuno. €3, lo so, assistenza. La chiamata è stata ricevuta. Prego restare in attesa. Cazzo, la cosa. Ritirare lo scontrino di mancato pagamento. Affanculo, tieni. Arrivederci. Grazie. Ok, liberi, signori. Meno male che c'è il mancato pagamento. Comunque, come dicevo, queste 2 settimane saranno incentrate a un bel po' di motovlog, un bel po' di, diciamo, gite turistiche. Visiteremo tutte le opere della Fiumara d'Arte o comunque quasi tutte. Sono delle opere che sono appunto situate qui nel Messinese, diciamo, alcune dei paesini di montagna, alcune direttamente vicino al mare. Quindi, diciamo, cercheremo di vloggare il più possibile, di fare dei vlog diversi ovviamente, anche appunto in zone di mare che magari anche io stesso in questi anni non ho mai avuto il piacere di visitare. E quindi nulla, cercheremo di creare più contenuti possibili per noi e per chi guarda ovviamente, chi ha il piacere di guardare. Anche perché queste zone danno veramente, a parte la strada, già come potete vedere, sono carico come un mulo, carico come la merda, ma cioè, sono di un divertente queste curve che non vedevo l'ora di solcarle. Quindi a parte le strade, i posti di mare, che comunque sono veramente abbastanza belli, io preferisco il mare che c'è da questo lato perché è veramente molto più pulito, molto più siciliano, ti dà quel senso appunto di purezza, orizzonti enormi, il mare di un altro colore totalmente. Arrivati nella nostra oasi di pesce. Si può, vi dico solo questo, avete 2 zaini giganteschi, 2 borse gigantesche e niente. Questa è la situazione in questo momento. Ora ci andiamo a godere il mare e vi salutiamo. Al prossimo motovlog.